tutti. Allora, siccome in tanti ci avete chiesto come preparare il nostro shake, di seguito nel video Benedetta vi farà vedere come va preparato. Ottimo, come dicevamo, appunto per il programma peso. Ciao a tutti e buona visione del video. Ciao ragazzi, oggi siamo nella mia cucina perché voglio farvi vedere come preparo il mio shake preferito. Ne avevamo parlato, non ero riuscita ancora a farvi un video e allora eccomi qua. Allora, oggi mi preparo cioccolato. Volevo fare solamente cioccolato, alla fine ho deciso di aggiungere anche i frutti di bosco perché me ne è rimasto un po', quindi lo faccio. E il latte è fondamentale. Questi shake hanno all'interno l'erba mate, che è quella che aiuta a dare il senso di sazietà. E l'erba mate si attiva con il latte, quindi è importante che non sia acqua, preferibilmente appunto latte, ma preferibilmente latte vegetale. Io per esempio uso il latte alle mandorle, che mi piace tantissimo, ma soprattutto quello senza zucchero, perché troppo dolce non mi piace. Quindi io ho trovato il mio, voi potete prendere quello che preferite e trovare il vostro. Il mio, questo qui, addirittura 30 calorie, però al di là delle calorie, la cosa più importante è che non ha lo zucchero perché non mi piace quando è troppo dolce. Sono golosa, ma non troppo. Quindi, latte vegetale. Oggi userò il frullatore perché sono a casa, ma altrimenti io ho il mio shaker e quindi anche quando sono on the go me lo porto dietro e questo qui è ottimo perché ha anche la retina che quindi blocca i grumi qualora non dovessi shakerarlo troppo bene. Ho già messo il latte qui dentro perché posso vedere quanta quantità mettere, quindi sono circa 230 grammi di latte. Vi faccio vedere quindi come lo preparo. Allora, 230 grammi di latte. Poi proviamo a fare due misurini. Poi dipende anche dalla densità, no? Che vi interessa. Considerate che questo è un pasto completo. Qui c'è tutto quello che vi serve, tutti i nutrienti che vi servono durante un pasto normale. La differenza è che questo è fatto in modo tale da dare meno calorie, però c'è tutto l'apporto di nutrienti, l'apporto proteico di cui abbiamo bisogno e costa anche meno di un panino volendo fuori casa. Quindi a me piace leggermente più denso, poi dipende, vediamo se sono brava a creare la giusta densità adesso. Comunque sono due di cioccolato e poi ne aggiungo un po' di frutti di bosco, vediamo cosa esce. Di solito metto cocco o metto vaniglia, però siccome ho questo che mi avanza di frutti di bosco, aggiungo. Ne ho messi tanti, ma in realtà non erano pieni, i misurini, quindi non vi preoccupate. Allora, facciamo andare. Adesso farò un po' di rumore, però siamo in diretta e non posso fare altrimenti. Via. Come vi ho detto, a me piace un po' più denso, quindi lo faccio andare un po' di più, ma se vi piace un po' più liquido potete giocare sia col quantitativo di liquido che con il tempo in cui lo frullate. Allora, adesso prendo la mia tazza preferita, che è questa, Every Day is a New Beginning, e mi verso il mio fantastico shake. Proviamo com'è. La densità mi sembra più che buona e più che giusta. Ragazzi, è una bontà unica, ve lo dico. Sento già un profumo. Ecco qua. Alla vostra. Delizioso. Se avete anche voi frutti di bosco, aggiungeteli perché è veramente, veramente buono. Molto, molto buono. È anche rinfrescante se il latte è appena un po' più fresco e non proprio a temperatura ambiente. Ragazzi, questo è il modo in cui io preparo il mio shake. Considerate che lo shake può essere utilizzato sia come sostitutivo pasto nel nostro programma peso e se siete interessati contattateci perché vi spieghiamo come fare nella perdita peso, ma si può utilizzare tranquillamente anche chi non deve perdere peso, come nel mio caso. Io per esempio lo uso sia dopo l'attività fisica, quando magari torno a casa ho una fame pazzesca, ho voglia di qualcosa di dolce e sfizioso, ma non voglio ingrassare e soprattutto voglio fare un bel carico proteico dopo l'attività fisica, io mi preparo il mio shake. Oppure delle volte quando vado di fretta, non ho tempo per cucinare, non ho voglia di cucinare e lavare i piatti e mi preparo lo shake anche magari la sera. Per cui è pazzesco perché vi toglie quella voglia di dolce in maniera sana,
con tutti i nutrienti di cui avete bisogno e vi dà anche il giusto apporto proteico, che come sappiamo è fondamentale anche per preservare la massa muscolare, quindi non solo per un discorso di perdita peso. Quindi ragazzi, questa è la mia cucina, questo è il mio shake, un bacio a tutti e a presto!